Rocco De Felice, quest'anno l'L84 si colora di rosa, la squadra prenderà parte al campionato di Serie C1, di fatto è una squadra che arriva dalla Serie 2, l'ex Duomo Chieri, quindi i riflettori saranno puntati tutti su di voi. Ma sicuramente questa squadra è già forte, è arrivata dall'L84 già forte, cercheremo di portarla di nuovo nella categoria che gli compete, che è la 2, cercherò di fare di tutto per farle migliorare, per arrivare lì. È una squadra che tu conosci, perché ricordiamoci che con loro hai raggiunto un obiettivo importante nel torneo della rappresentativa delle regioni. Sì, sì, maggior parte di loro erano con me nel 2017 quando abbiamo vinto lo scudetto, perciò le conosco. E quelle che si sono aggiunte sono brave anche loro, perciò sarà una squadra molto competitiva. Tra l'altro ci saranno delle sorprese, ci sono anche mogli di giocatori della prima squadra. Sì, 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 abbiamo due giocatrici, una è Bea, la moglie di Rodrigo, e una è Diana, la moglie di Cabessa. Sì. E sono aggiunte a questo gruppo già forte e sono state accolte molto bene. Bene, buona stagione allora, mister. Grazie. Alice Gualdi, preparatrice dei portieri, e vari altri ruoli in questa squadra. Come vedi queste ragazze? Sono pronte per la stagione? Ma le ragazze io le conosco da tempo, direi che sono molto pronte. Seguiteci, perché secondo me faremo bene questa stagione e vogliamo assolutamente tornare in A2, che è il nostro posto, quindi seguiteci perché veramente vi faremo divertire. Beatrice De Lima ha il ruolo di essere, oltre che la moglie dell'allenatore della prima squadra, anche giocatrice in campionato. Sarà una bella soddisfazione, un bel divertimento in casa. Mamma mia, diciamo che il divertimento era la prima cosa che contava per me, poi dopo la soddisfazione spero di raccogliere altrimenti le soddisfazioni, però sicuramente le protagoniste sono le ragazze, sono brave, una bella squadra, un bello gruppo e sono molto contenta di far parte. Ecco, come la vedi tu da brasiliana questa avventura dell'L84 nel femminile? Secondo noi è un completamento della società. Certo, era ora, penso che era ora. Il calcio femminile sta crescendo e non è da adesso, e penso che è proprio un completare un progetto che è partito già da ormai 5 anni, anzi da 10 anni, e che era ora di completare adesso. Dirigente di questa L84 Rosa, Andrea, come vedi le ragazze? Sono pronte per la stagione? Beh, sicuramente sì, sono brave ragazze, sono in gamba, la squadra c'è, abbiamo un ottimo mister e sicuramente faremo dei gran bei risultati, sarà una stagione fenomenale secondo me. E chiudiamo questa carrellata sulla L84 versione rosa con la capitana Rebecca Kenna. Sarà un'emozione tornare in Serie C, ma forse sarà poi ancora più emozionante tornare in Serie 2? Sì, sicuramente. L'obiettivo principale è quello di giocare bene tutte le partite e ovviamente vincerle. Sarà un sacrificio per noi, dopo 3 anni in A2, ritornare in Serie C, ma abbiamo cambiato allenatore, e il gioco è diverso, ci stiamo allenando forte per appunto essere preparate per domenica prossima che inizia il campionato e dare il massimo, appunto vincere diciamo tutte le partite e tutto quello che c'è da vincere. Senti, in bocca al lupo, allora ci vediamo sul campo. Certo.